D'Amico si libera molto bene sulla sinistra e crossa teso. La palla in qualche modo arriva a Giordano, che esplode il suo destro. Zenga prima compie il miracolo, ma poi la palla gli carambola in modo strano e va dentro. Il portiere, il gol, lo racconta così. Sì, se mi ricordo bene c'è stato un corner dalla nostra destra, la palla è sbucata sul lungo, sul palo lungo e Giordano da 6-7 metri ha calciato fortissimo di prima intenzione. Io mi sono buttato a corpo morto sul pallone e la palla mi è carambolata sul petto prima e poi sul ginocchio ed è andata dentro. L'Inter non merita di perdere e in 6 minuti torna in pareggio. Fa tutto a Rummenig, incontenibile. Il cross dalla destra è raccolto da Altobelli, che segna.